Ciao, oggi in occasione della giornata dedicata all'analogista sono qui per spiegare come si diventa analogista. L'UPDA è innanzitutto l'Università Popolare delle Discipline Analogiche Stefano Benemeglio. Come dice la parola, discipline analogiche Stefano Benemeglio sono le parole che in tutti gli interventi che stiamo vedendo in questa giornata ricorrono più spesso. Le discipline analogiche non sono altro che le scoperte sistematizzate di Stefano Benemeglio, che è uno psicologo, ricercatore, un ipnologo, che in quest'anno, 55 anni di attività, ha individuato, appunto, e sistematizzato le leggi e le regole che governano l'emotività dell'uomo. Cosa sono queste discipline analogiche? Ciascuna appartiene a un ambito preciso. Qual è il linguaggio del corpo analogico, appunto, che per analogia ci comunica qualcosa riguardo il vissuto emotivo della persona? I sistemi induttivi benemeliani, cioè come attraverso questi segnali è possibile sensibilizzare il nostro interlocutore o l'interlocutore presente dentro ognuno di noi, e quindi tecniche note anche come ipnosi dinamica benemeliana. Ci piace utilizzare questo termine sistemi induttivi perché parliamo di più sistemi che si integrano e nel nostro percorso, nel corso di studi specifico, andiamo all'interno di ognuno di essi a comprendere come sensibilizzare. Poi abbiamo due corsi di studio professionalizzanti di alta formazione che sono, o d'eccellenza, che sono la filosofia analogica, alla base della quale c'è l'assioma felice è chi persegue i propri sogni in piena libertà, in pace con la propria coscienza. Quindi, perché queste discipline? Appunto, per arrivare a un benessere emotivo della persona. E la fisiologia, che è quella, diciamo, viva oggi nelle ricerche di Stefano Benemeglio, cioè come il nostro mondo emotivo si manifesta attraverso addirittura i sintomi e quindi proprio lo stato fisico del nostro corpo. Al termine di questi quattro corsi di studio c'è proprio una tesi finale, ci sono dei tirocini obbligatori, naturalmente dei riequilibri emotivi, perché la persona alla fine del percorso sia in grado di essere in equilibrio con se stessa e sia in grado di trasmettere nel proprio lavoro di analogista gli strumenti, le tecniche, oltre ad aiutare la persona ad ottenere proprio un riequilibrio emotivo. E a termine di questo c'è una tesi finale e si diventa analogisti. L'analogista, appunto, che fa? Opera in proprio nel campo del riequilibrio emotivo, può lavorare presso enti, istituzioni. E molti ci chiedono, non sono laureato posso partecipare? Assolutamente sì. Il requisito, l'unico requisito che noi chiediamo è quello del diploma di scuola secondaria superiore, perché poi alla fine tutto ciò che affrontiamo nei corsi di studi fornisce proprio le basi che rappresentano in toto tutte le discipline analogiche. Quindi l'analogista, una volta tale, diventa il massimo esperto di queste discipline. Quindi, che dire, il mio invito è quello di venire a visitare la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo Facebook, UPDA, Università Popolare Stefano Benemeglio delle discipline analogiche, e naturalmente il nostro sito internet upda.it.